E a proposito di nutrimento, in questa puntata di Caffè Blu parleremo anche di cibo, non può essere altrimenti, nella nostra trasmissione, nel nostro bistrò. In particolare sono andato a ritrovare recentemente le estasi culinarie di Muriel Barberi, l'autrice di dell'Eleganza del Riccio, per esempio, e di questo libro in particolare pubblicato da EO Edizioni, che parla di ricette, parla di cibo, parla della storia di uno chef un po' burbero, un po' particolare, un po' così misantropo, che si ritrova ad avere a che fare con questo suo lavoro, con questa sua passione che diventa poi un'ossessione. Ma vi lascio a piacere della lettura. Ecco, come si racconta il cibo? Come si racconta il piacere della lettura e della scrittura e della cucina insieme, le ricette, il cucinare, i racconti intorno al mondo del cibo, un racconto intorno al mondo del cibo che giornalmente viene fatto ad esempio dalla Slow Food, uno fa tutti, è il tema insomma di Terra Madre, ma noi non dimentichiamo ovviamente Cheese, tutto ciò che riguarda le scuole. Ecco, per andare a scoprire come si sta evolvendo l'editoria intorno al tema del cibo, del buon cibo e del cibo buono, e soprattutto come questa editoria si unisce a quelle che sono nuove strade di comunicazione, ad esempio i blogger, ad esempio gli influencer. Ho qui con noi, qui nel nostro studio di RBE, per la prima intervista, primo incontro di oggi a Caffè Blu, Carlo Bogliotti, Slow Food editore. Carlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. Ben arrivato su RBE, Carlo. Dunque, l'ho preso un po' da lontano, ho preso la tangenziale, ho fatto il giro, il grande raccordo anulare. Siamo arrivati qua con questa introduzione per parlare di un tema, secondo me, molto attuale, quello della comunicazione intorno al cibo, come comunicare il cibo, come raccontare il cibo, soprattutto in un'epoca in cui, insomma, ci sono tanti media, ad esempio i blog, gli influencer stessi, che raccontano il cibo. In tutto questo, come può essere attuale, come si può evolvere l'editoria intorno a questi temi? Sì, è un discorso per certi versi abbastanza complesso, perché il fenomeno è relativamente recente. La nostra casa editrice ha 30 anni, Slow Food Editore, è proprio stato rivoluzionato il mondo da quando abbiamo iniziato. Il cibo si può raccontare in miliardi di modi, se parliamo di libri, perché si può fare un ricettario, si può fare un saggio, si può scrivere una storia, si può narrare, si può fare delle infografiche, si possono fare dei libri illustrati, si può parlare degli ingredienti e non del cibo stesso, quindi magari degli animali, delle piante e così via. Diciamo che poi c'è tutto il tema della crisi climatica, della sostenibilità, quindi veramente, certo. Del resto il cibo ci circonda, tu hai fatto il giro del mondo per presentarmi, sì, sì. Ma perché il cibo si presta a fare il giro del mondo. Beh, insomma, questa è una delle caratteristiche di Slow Food, con tutti i vari presidi in tutto il globo, in tutto il pianeta. Terra Madre stessa è un progetto che pone l'attenzione intorno al cibo. Ecco, l'editoria, penso che uno dei temi, insomma, di un editore come Slow Food, ma anche in generale, penso sia anche l'idea di porre l'attenzione sul cibo, su come considerare il cibo, come si evolve e cosa, insomma, come entra, ecco, nel nostro quotidiano, attraverso racconti di fantasia, come ad esempio Estasi Culinari, ma anche su racconti intorno al cibo, quindi approfondimenti come ad esempio il libro Posso, Carlo, il sì, libro sì. Che è qui con noi, qui, che hai portato qua al nostro stand, Storia del panino italiano. Insomma, si parla molto di panini, slow food, anzi fast food, il contrario. In questo caso, insomma, sono storie che ci permettono di fare un po' il punto, forse, di mettere un segnalibro. Sì. Tra l'altro è curioso che praticamente non ci siano altri libri dedicati ai panini, e questo probabilmente è il primo. Io ho fatto ovviamente una ricerca. Chi è che l'ha scritto? Alberto Capatti, che è stato il primo rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ma soprattutto è probabilmente lo storico dell'alimentazione insieme a Massimo Montanari più famoso in Italia, ma anche all'estero, perché pensate che i francesi lo riconoscono come il massimo esperto di gastronomia francese, di storia della cucina francese, un italiano che è Balzana. Vabbè. Comunque. Comunque è un personaggio molto interessante, il professore, e ci regala sempre questi saggi con uno stile molto però divulgativo, anche ironico, molto divertente, e in particolare in questo libro è fatto a panino, nel senso che ogni capitolo è un panino, te li puoi mangiare, te li puoi leggere prima, dopo, e ci sono aneddoti, ma anche una filologia storica rispettata, okay, essendo un vero professore. Questo è un saggio, ma un saggio divertente, e racconta storie incredibili, come panini che vanno e tornano, per esempio negli Stati Uniti, no? C'è la Cistecca, che è un panino famosissimo in una città a Melpignano, mi sembra, al sud,
la cistecca. Perché? Perché gli emigravano in America, facevano le cheese stack, non ci credo, il panino, poi di ritorno portavano questa ricetta americana e quindi è diventata tipica del paese, si chiama cistecca. Quindi da Melpignano, provincia di Lecce, sì, siamo in Salento, è un attimo arrivare in America attraverso il panino. Andate e ritorno, tra l'altro. Tra l'altro. Allora, prima hai accennato a uno dei temi, insomma, che vorrei affrontare con te, Carlo, cioè quello di dialogare, credo, con il mondo delle nuove tecnologie, con il nuovo modo di raccontare, di comunicare, quale può essere appunto quello dei blogger, quello dei social, Instagram, i filtri Instagram. Ecco, rispetto a questi temi, insomma, l'editoria credo non si debba chiudere, no? Non deve arroccarsi, ma forse anche tendere la mano e cercare di dialogare. Come funziona? Sì, soprattutto per quanto riguarda l'editoria gastronomica, il fenomeno della, chiamiamola interazione, poi a volte è eccessivo chiamarla così, però il fenomeno dei blogger, degli influencer, di chi insomma diventa noto sui canali internet e poi fa il libro, è diffusissimo ed è un fenomeno anche di successo. Se si guardano le classifiche di vendita, in cima ci sono sempre i volti più o meno noti che troviamo magari nei feed scorrendo Facebook, certo, o Instagram e così via. Questo perché? Da un lato perché sono personaggi catchy, riconoscibili, li vedi, ti stanno simpatici, li segui, che seguire sui social è importante, certo, e quindi poi ti compri anche il libro e hanno un bacino di pubblico molto più ampio di quanto non sia la media di un altro autore di gastronomia, per cui schizzano subito in testa alle classifiche, magari non fanno numeri eccezionali, però in maniera relativa sono quelli che vendono di più. Quindi anche l'esposizione ad esempio in TV, un passaggio in televisione rispetto a questi temi in un programma che magari è un programma generalista in cui si parla di un talk legato ad esempio al food, al tema del cibo, di una persona influencer, insomma, che propone il proprio libro, magari su quel mega calderone di cui tutti sappiamo che il nome ricorda le Amazzoni, ecco, in quel modo lì appena c'è un passaggio in TV, sì, le vendite noi ci divertiamo, diciamo, tantissimo, sì, quando guarda, è capitato pochi giorni fa che non lo definirei un nostro autore, però ci ha regalato un bellissimo racconto, un bellissimo libro che abbiamo pubblicato, che è Maurizio De Giovanni, scrittore molto, sì, noto, ci ha regalato un racconto che si chiama Robin Food, molto divertente, sulla cucina napoletana, davvero bello. Gustoso, l'abbiamo, è in anteprima qui al Salone del Libro, è uscito proprio questa settimana. È passato da Gramellini, la trasmissione sulla 7, e noi ci siamo subito messi a guardare le classifiche dei libri più venduti di Amazon. Boom. Ed è schizzato nella top 100 generale di tutti i libri. Ah, caspita. E ha resistito una mezza giornata. Vabbè, però, e poi è di nuovo sceso. Però questo significa proprio che il passaggio in TV scatena l'acquisto, cioè, anche quasi compulsivo su questi canali internet. Succede con tutti, ma anche qui la TV, sempre in maniera relativa, a un bacino di utenza molto più grande di molti influencer o cose, perché non so, Gramellini lo guarda 1,5 milioni di persone in diretta, metti che 2,000 si comprino il libro e quello schizza in testa alla classifica immediatamente. Vabbè, questo è normale, non parliamo di cifre astronomiche, però sulla quantità. Quindi si parla di comunicazione, comunicare in una certa maniera ovviamente fa crescere le vendite, fa crescere l'esposizione di certi temi. Ecco, quello che mi perplime è quanto rimanga poi in realtà di tutto questo, se è un passaggio in un feed, o quanto rimanga poi a livello proprio divulgativo e di formazione del fruitore del cibo. Poi, guarda, questo è il compito dell'editore. Cosa fa l'editore? Scrive i libri? No. Li stampa fisicamente? No. Li vende fisicamente? No. Li distribuisce? No. Cosa fa l'editore? Cosa fa l'editore? Cosa fa l'editore? Non fa nulla. Ho citato Bompiani, non è mia. È la verità. Sceglie dove stampare. Deve avere una visione. La visione di Slow Food non si chiude a questi fenomeni. Tutt'altro, anche noi abbiamo pubblicato libri di cosiddetti influencer. Per esempio, abbiamo pubblicato il libro di Irene Volpe, che è una ragazza che è molto nota sui social, ma è stata nota anche perché è arrivata seconda in una serie di Masterchef. Però abbiamo cercato di raccontare la sua storia, non quindi di riproporre quello che lei fa sui social in maniera pedissequa. Ed è uscito un libro, Cucinare le emozioni, che è un bijou, perché al di là dei consigli di cucina, di come tratta gli ingredienti, lei ha legato tutte queste cose alla sua storia personale, che è una storia anche
delicata, interessante, ed è uscito un bel libro. Altri invece si limitano proprio a prendere il fenomeno, guardano chi ha più follower, pigliano, pubblicano e... Insomma, quindi sono scelte, diciamo, bisogna sempre dargli un po' di sale, certo, ecco, condire certo, un po' meglio. Carlo, in chiusura, so che ci sarà tutto un palinsesto, sì, un'agenda di appuntamenti di Slow Food Editore qui al Salone del Libro. Mi dici solo almeno un paio? Oggi, ma, mi sembra, ci sono, allora, oggi venerdì 10 sì, maggio. Allora, si tratta di Gastronomica, se volete il programma completo cercate il tag, il filtro nel programma sul sito del Salone del Libro. Iniziamo oggi pomeriggio, andiamo avanti tutto domani e tutto domenica, proprio ogni ora sì, c'è un incontro. Okay. E si intitola la mini rassegna, sì, si intitola Gastronomica, ed è un format dove non facciamo le classiche presentazioni dei libri, c'è cioè un autore seduto intervistato, mettiamo insieme due, tre, a volte anche quattro autori per parlare insieme dei loro libri e dei temi che li accomunano. Oggi per esempio iniziamo con appunto col panino, per questo okay, l'ho portato, con Alberto Capatti, poi abbiamo Marco Bolasco che ha fatto per noi L'Atlante dei Cuochi, grazie. È un libro molto interessante perché se lo apri al fondo c'è un mega poster, a meraviglia, che è la costellazione dei cuochi. La costellazione dei cuochi. Chi ha influenzato chi? Perché sapete che i grandi cuochi poi vanno... Se riesco a fare strappo in diretta... Vabbè, così, in breve, voilà. Quindi la costellazione di... Sono tutti collegati perché qualcuno è stato il maestro di un altro e qualcuno è stato allievo. Poi dentro ci sono le biografie di 250 di cuochi stellati, famosissimi, notissimi. È un'operazione di storia della gastronomia, di fatto questo è uno storico della gastronomia. Avremo anche Luca Cesari che scrive libri di storia della gastronomia per Il Saggiatore e racconteremo com'è la storia del cibo, come si può raccontare, come e così via. Però ecco, parlando di influencer, abbiamo anche delle vere e proprie star nei prossimi giorni, perché avremo Fulvio Marino, il panettiere che va ad Antonella Clerici tutti i giorni, però avremo lo stesso De Giovanni che verrà con Oscar Farinetti a fare un incontro molto, molto gustoso, e poi tanti altri personaggi del... appunto dell'internet, mi vengono in mente Ruben Bondi, avremo Eleonora Riso che è la vincitrice di quest'anno di Masterchef insieme a Laura Donadoni che è una giornalista molto molto brava che pubblica per noi, poi insomma avremo Sonia Peronacci, Davide Nanni, quindi insomma Carlo, tutti, ce n'è davvero tanti, noi facciamo l'elenco, sono circa 16 incontri, sono 16 incontri. Tutto il programma dove lo troviamo? Magari? Sì, si trova online tranquillamente o sui canali di Slow Food Editore o comodissimamente sul sito del Salone del Libro dove c'è il programma ufficiale. Gastronomica. Okay. Si mette Gastronomica, escono tutti gli incontri quando sono e saremo, lo dico, all'Oval nel caffè letterario che si trova al fondo se si entra dal Lingotto o all'entrata se si arriva dalla ferrovia. Bene, abbiamo cercato di capire come si sta evolvendo l'editoria che parla di cibo buono e di buon cibo, con noi Carlo Bogliotti, Slow Food Editore. Grazie Carlo per essere stato con noi. Grazie a voi. So che anche tu hai fatto radio. Hai fatto radio anche tu, vero? Sì, ma non parliamo. Non ne parliamo? No. Era un'altra vita. Erano... Vabbè, 30 anni buoni fa. Vabbè, insomma. Ero molto più giovane. Ciao, stai bene. Ciao, grazie. Grazie a voi.